Il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Biella documentare un intervento tra i più imponenti per quanto riguarda il contrasto di furti di aziende e di fibre, di prodotti nobili. Allora, parliamo di furti commessi nel biellese, ma non solo, ci dettagli. Sì, abbiamo iniziato questa indagine denominata Emporio nell'ottobre del 2021 a seguito del secondo furto perpetrato presso il lanificio Piacenza di Pollone, dove vengono prodotti dei capi pregiatissimi in Kashmir. Le indagini che abbiamo condotto partendo dalle telecamere di sorveglianza poste non solo nelle vicinanze dell'obiettivo ma soprattutto sulle vie di comunicazione che dall'autostrada portano al biellese ci hanno permesso di estrapolare la targa di un veicolo sul quale si sono concentrati i nostri sospetti. Abbiamo iniziato un'attività di osservazione, di controllo, di pedinamento nei confronti del conducente del furgone e attraverso lui siamo giunti ai componenti, ai cinque componenti di una banda composta da quattro cittadini albanesi e un cittadino bosniaco, specializzata nella commissione di questi furti. Furti che avevano per oggetto diversi brand del lusso, non soltanto il lanificio Piacenza, ma anche aziende vinicole dove in Toscana dove venivano prodotti vini di particolare qualità, e altre aziende dove venivano prodotti accessori per la moda maschile e che entravano nottetempo in questi stabilimenti arrivando da zone di campagna, quindi lasciavano gli automezzi molto distanti, arrivavano a piedi, praticavano tutta una serie di forzature e di fori per entrare e asportavano la merce caricandola su dei furgoni che all'ultimo momento arrivavano in prossimità degli stabilimenti e si davano poi alla fuga lungo una serie di strade anche secondarie che avevano pianificato durante i sopralluoghi fatti agli obiettivi. Una collaborazione tra numerosi comandi dell'Arma dei Carabinieri, un fermo a Firenze e un'altra intercettazione a Milano. Sì, a Milano, grazie ai colleghi del nucleo operativo radiomobile, siamo riusciti a intercettare un furgone con 1800 bottiglie di vino pregiato che erano state asportate da una cantina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. In quell'occasione siamo riusciti a recuperare tutto il materiale asportato e a riconsegnarlo all'avente diritto. A Firenze, la mattina in cui abbiamo notificato i provvedimenti a tutti i componenti della banda, abbiamo intercettato tre componenti della banda che in località Signa, in provincia di Firenze, stavano effettuando sopralluoghi per continuare a colpire. E questo per noi è indicativo di come la banda fosse assolutamente ancora attiva. Allora, diverse le aziende che comunque erano nel mirino dei malviventi, tra queste la Quality di Cossato, Borgo Sesia e anche un altro stabilimento. Sì, uno stabilimento di Schio in provincia di Vicenza. E le indagini intanto proseguono? Sì, vanno avanti perché abbiamo trovato nei due depositi utilizzati dai malviventi abbiamo trovato una serie di materiali sulla cui provenienza stiamo facendo degli accertamenti. Grazie, buon lavoro. Grazie.